Lasciamo stare, va bene? Davide non parte, scaricate tutto, lasciate solo la roba di Pamela. Tanto, ma dico io, che vi costa chiamarmi su Resurrezione? Pamela, per favore, non vi ci mettete pure voi. Su Resurrezione. Va bene, allora chiamatemi come volete voi. Allora, stai caricando? Tu mi vuoi far uscire pazzi. Non l'hai detto pure tu, che il cambiamento d'aria gli può fare solo bene. Bene, perché che ti? Davide sta sempre un po' così. Papà! Ma che vuoi? Sto scendendo! E allora se stai scendendo, che me lo dici a fare? Scendi e basta! Volevo avvisare! No, allora quello sta troppo esaurito. Ma cominci un'altra volta! Ma mi pare che stai esagerando. Davide a Napoli non sta mica solo, sta con me, no? Ehi, è proprio questo quello che mi preoccupa. Sei stonato. Stai sempre con la testa fra le nuvole, Pamela. Allora, prima di tutto, ti prego di non chiamarmi Pamela. Si può dire che mi sono fatta Monica proprio per cambiare nome. E poi che è questa cosa? Chi te l'ha detto che hai sostonato? E se poi non te lo danno il posto nella scuola tua, eh? Tu a me non mi conosci. Io vado dalla madre superiore e le dico, madre, ho portato mio nipote, fa il maestro, gli dovete dare una classe, che la scegli, la pigli, gliela do, è fatto. Brava, così devi dire. Amadino vuole le uova, bambine? Le uova, bambine. Bravi tua mamma, e come ti sei vestito? E che ho pensato che non si può mai sapere, qualche cambiamento di temperatura improvviso, capite, ma? Eh sì, sta partendo per la Siberia. Vabbè, non ho capito perché. Ma che c'è stata lì? E mi è venuto da ridere. Scusa, ma perché? Non si può nemmeno più ridere qua. Grazie, Carisa. Beh, papà, allora io me ne vado. Il numero di telefono della pensione lo tenete. Chiamatemi voi, perché secondo me se mi chiamate voi a me la telefonata mi viene a costare meno, secondo me. Telefonate, spesso. Telefonate. No, è troppo esaurito. Il ragazzo è troppo esaurito e un cambiamento d'aria non gli può fare che bene. Ma allora, vai. Sì, mandali di porta che corre, non voglio sapere niente. Riempite la corriera tutta di bagagli. Il serpente non ci sta, lo deve sistemare il bagagliaio. Ma quale bagagliaio? Ma siete diventato pazzo? Il serpente deve salire sul pullman. Lo sapete che se si rompe è tutta responsabilità di mio nipote, eh? Si capisce, perché se tu invece ti stavi zitto e facevi i fatti tuoi, non dicevi alla mamma di Adelina che gli vado a Napoli nella stessa pensione della figlia, questa è la responsabilità, non la tenevo. È come sei pesante, falla una volta una buona azione. Se tu avessi visto come era contenta quella povera donna, fallo come se fosse un fioretto. Fioretto? Su 10 anni che nessuno lo vuole fare questo fioretto e mo lo devo portare proprio il serpente. E allora? E allora che cosa? Ma che volete? Noi ci abbiamo pagato pure il biglietto per il serpente, lo sapete sì o no? Avete pagato il biglietto per trasporti animali? Beh, perché il serpente che è? Non è un animale. Sì, ma non è vivo come la gallina, non so. Voglio sapere una cosa. Secondo voi, se io venivo qua col serpente vivo, voi non facevate un sacco di storie lo stesso? Ah, voglio proprio sapere. Sentite, il serpente deve salire, è inutile che fate discussione sempre per colpa tua. Perché perché ci ho parlato con la mamma. Cioè, parlate tu, ci ho parlato con la mamma. Oh. Sentite, partite che state pure in ritardo. Sali, sali, andiamo. Partite che è meglio. Tutto fatto. Stai meglio, eh? È vero? Te ne sei accorto pure tu? Quello tante volte si dice il cambiamento d'aria, quello veramente è. Ehi, sto già meglio, che devo fare? Sono contenta. Così domani mi farai fare una bella figura con la madre superiore. Con queste cose non si può mai dire, zì. Mi possono sempre venire le ricadute. E poi il maestro non lo voglio fare, capito? Quella la fortuna mi ha dato questa occasione. Vieni a Napoli a controllarmi, trovo che faccio il maestro. Sì, quella la fortuna mi sputa in faccia. Mamma mia, se penso alla responsabilità che mi sono presa con tua madre, mi vengono i capelli bianchi.
Allora le monache li tengono i capelli? Ah, non è vero che ve li tagliano allora. Le monache tengono i capelli, sì o no? Sentite, voi perché non andate a fare due passi più avanti? Sì. No, ti volevo chiedere una cosa. Sì, ma ti risulta pure a te che il nonno... Per prima cosa non disturbare la memoria di quella santa anima di papà. Ma chi la sta disturbando? Io stavo parlando di quell'altro nonno, il padre di papà. Il mago. Uno sfaticato nulla facente. Uno spostato capace di stare tutta la giornata a perdere la testa appresso a quelle quattro fesserie. È stata la disperazione della nostra famiglia. Sì, tu sei sempre esagerato, invece me lo ricordo simpatico. Mi ricordo sempre che quando io ero piccola e veniva a casa nostra, stava le ore intere vicino a me e mi facevo vedere tutti i giochi, tutti i trucchi che sapeva fare. Allora dobbiamo ringraziare a lui. Di che? La cura ti ha fatto bene. Tieni la stessa capa sua. Sì, magari. Ma tu lo sai o no che papà mi ha raccontato che il nonno una volta è riuscito a far suonare il pianoforte a uno che non solo non sapeva la musica, ma addirittura era cieco, sordo e muto. Almeno le mani le teneva, sì. Questa storia solo tuo padre te la poteva raccontare. E questa cassetta che cos'è? Questa qua è l'eredità che mi ha lasciato il nonno. Agli altri nipoti ci ha lasciato i soldi, le case. E invece a me mi ha voluto lasciare tutti i suoi trucchi e tutti i suoi giochi. E questo è un altro segno del destino. Sì, ma tu ti rendi conto, no? Che qua dentro ci stanno le sette meraviglie. Qua, una su, ti faccio vedere. Aspetta. State attento, non ti distrarre, guarda. Uno, due e tre. E che hai fatto? Perché ridi sotto i baffi? Che magia vera questa? C'è il trucco. Sarà pure il trucco, ma tu non lo sai qual è. Non so quanto me ne importa a me. Dove è andata a finire il fazzoletto? Quale fazzoletto? Sì. Fammi vedere questo bastone. Noi veri madri non li facciamo sapere quali sono i nostri trucchi. Oh, mago, il vero mago. Ma non sei antipatico. Giovane, ma questo serpente è vero? Quale vero? È finto. Ah, capisco. Ma è finto di plastica o è finto imbalsamato? Finto di metallo, è metallo. Questa è sua Regina, di buonasera sorella. Che se ha bisogno che me lo dici tu. Buonasera sorella. E questa è sua Gemma. Buonasera sorella. E questo è il fratello. Buonasera fratello. No, è proprio un fratello. Ho capito, buonasera fratello. Non hai capito niente, non è un prete, è il fratello, E come lo devo salutare? Buonasera cognato, se il fratello va bene uguale, buonasera fratello. Questo è Davide, mio nipote, che presto verrà a insegnare nella nostra scuola. Bravo, ci fa piacere. Ci fa piacere. Davide, se non hai bisogno di niente noi andiamo, ci vediamo domani a scuola. Ma non lo faccio. Che hai detto? Non lo faccio. Ah, ci vediamo alla scuola, vogliamo andare? Grazie. Buonasera sorella. Buonasera sorella. Buonasera sorella. Ma dentro il metallo, per fare la forma, ci hanno messo un serpente vivo o un serpente imbalsamato? No signore, l'hanno fatta a memoria, va bene? A memoria.
andiamo avanti là, è vicino al bagno, in fondo là. Prego, prego, si figuri, prego. Buonasera. Ah, ma voi siete uno nuovo, io non vi avevo mai visto prima. Sono arrivati in questo momento, permettete? Ah, prego, io sono il signor Guglielmo. Guglielmo è il mio cognome. No, ve lo voglio dire, altrimenti voi potreste pensare, ma guarda questo, quanta confidenza che si fa. No, ma non mi preoccupate, è piacere, Davide Ruffo. Ah, Ruffo, molto lieto. Susanna, sta sveglia la bambina, gliela voglio far vedere al signor Ruffo che è uno nuovo. No, ma... Scusate, solo un momento. No, lasciate stare, non la svegliate. La vedo domani mattina, è uguale. Signor Ruffo, però dovete dire la verità. È bella la bambina? Sì, è bella, è bella. Hai visto papà? L'ha detto pure questo signore che sei bella, eh? È bella la bambina? È bella, è bellissima, però io già vi avevo risposto, signor Guglielmo, scusate perché mo devo andare, c'è un appuntamento. Ah, beh, ecco, è bella, è bellissima, e non gli date neanche un bacetto. Voi dovete vedere quando hai baci, quante risate che si fa. dateci un bacetto, ecco, uno solo gliene dà, potete apporre la consumata, ancora, sorrida papà, sorrida, ancora, sorrida a papà, magari, aveva ragione il dottore, quello me l'aveva detto, che sarebbe stato un poco scocciato. Sta mettendo i dentini, eh? No, morbillo. Mamma mia, ma voi siete pazzi? No, ma soltanto la febbre, solo la febbre, poi fra due o tre giorni si deve riempire pure di macchioline. Ma voi me lo volete dire o no? Io non l'ho avuto ancora il morbillo, signor Guglielmo. A questa età ancora dovete avere il morbillo. Ma perché lo devo avere per forza il morbillo? Pigliate la villa e ve lo vado a consigliare, approfittate. Ma non insistete una cosa, per favore, scusa, me ne devo andare, abbiate pazienza. Però dovete dire la verità, con tutto il morbillo, è bella bambina. È bellissimo, signor Guglielmo, bellissimo. Quando è bella, bella papà. Caterina! Ciao! Caterina, sono Davide! Ho portato il serpente! Caterina! Ciao Dani, so che arrivavi oggi e che ti avevo detto che ti avrei aspettato. Ma sono stato invitato come ospite ora a un importantissimo galà. Mi sembra a portare di manica. Il nostro appuntamento è solo spostato a mezzanotte. Al night dirti beh, appuntato, io sto svegliato a San Martino alle 6, appuntamento a mezzanotte. Provo cattiveria, che è cattivo. Hey chick, what's your name? I'm a brag man, what's your name, man? Thank you.
Ma che tiene a guardare? Che vuoi? Scusate, vi ho spaventato. Mi dispiace. No, no, niente, stavo solo guardando, sa. E io che sto tagli domandato? Che tiene a guardare? Niente, stavo guardando. Io lo sapevo, guarda. Oh, la prima sera che esco a Napoli e chi ti incontra? Pare facile, appuntille una parola. Io già le avevo viste al cinema, ai telefilm, in televisione, però appuntille maggiore da noi non ce ne stava manco uno, non ce ne stava. Ma che stai dicendo? E voglio dire che voi siete il primo negro di colore che io vedo dal vivo, vero? Voglio, se non vuoi scendere, allora è meglio che te ne vai a fare un giro. Qua non può stare. Certo che siete un po' scorbutico però, Vabbè, me ne va. L'altra volta muo, ma che vuoi? Scusate, no, vi volevo fare una domanda. A noi che siamo bianchi, quando ci passa un gatto nero davanti, diciamo che porta sfortuna. Per voi è uguale? Sì, signore, è tale quale. Ma siete proprio sicuro? No, perché di regola dovrebbe essere tutto all'incontrario, no? Cioè, a voi vi dovrebbe portare sfortuna un gatto tutto bianco, no? Cioè, a noi che siamo bianchi quando passa il gatto nero, a voi che siete neri quando passa il gatto bianco. Te ne vai o no? O gatto nero o gatto bianco, ma che me ne fotte a me? Ma certo che siete scorbutico proprio forte, che era una domanda, una... Me ne va, basta, lasciamo stare. Scusate, l'ultima cosa, poi giuro che non vi domando niente più. Vi voglio far vedere un gioco che è una delle sette meraviglie. Guardate, vedete questo fazzoletto? Se io dico 1, 2, 3, esce fuori un bastone da passeggio alto 2 metri, veramente. Attenzione, guardate. 1, 2 e 3. È un poco più lungo di 4 dita e questo non si potrebbe tenere, è un poco più di 4 dita. Davide! Davide! Ciao! Davide! Ciao! Davide, forse meglio. Possiamo chiudere un po' i finestrini che arriva un vento gelato proprio qui? Ma se io chiudo i finestrini poi fuori non si sente che noi stiamo ascoltando la musica? Non ho capito, Adelì, per far sentire fuori che stiamo sentendo la musica ci dobbiamo pigliare una bronchite. La bronchite, che esagerazione, un po' di vento. È un po' di vento. Allora io non ho capito, secondo te è meglio, signori e signori, ecco a voi Adelina Cardone. Adelì, a me mi piace, poi è un fatto di gusto, dopo lo dici. Invece, signori e signori, ecco a voi Karadeh. Bene. No, Davide, secondo me a te non ti piace perché non hai capito. Cardone, Adelina, Karadeh. È diverso, no, Davide? È diverso. Cioè, che non so se è meglio. Ecco qua, questo è il maschio angioino. Prima, tanto tempo fa, erano due castelli, ci stava pure la femmina angioina. Poi, durante la guerra, i bombardamenti, Davide, è rimasto solo il maschio. E come fa? Niente, come fa? È rimasto solo il maschio. È rimasto solo il maschio. Adelia, non mi hai fatto vedere niente. Ma ci sono tante cose da vedere. Perché ci possiamo fermare mezz'ora davanti a ogni monumento? Mezz'ora? Tu non mi hai dato neanche il tempo di guardare fuori. Adelia, ma sei proprio sicuro di quel fatto di maschio e femmina angioina? Non lo sapevo. Lo sapevo, figuriamoci se non tenevi qualcosa da dire. No, sì, sempre, da quando ti conosco. Vabbè, ci credo, se lo dici tu, vabbè. Senti, Adelì, come è andata la festa? La festa? Ci vedi tu alle feste? Il mio era un gala. Scusa tanto, Come è andata il gala? Guarda, Davide, c'è stato un sacco di gente importantissima. Tutta gente che conta, tutta gente chic, proprio che non ti dico. Insomma, gente importante proprio assai, non come te.
sarebbe detto perché? No, cioè non per dire qualche cosa, gente importante, non come te. Ma non che ti voglio offendere. Allora dici gente importante e basta, senza. Insomma, Davide, io a un certo punto ho incontrato pure il direttore del San Carlo. E lo conoscevo già da prima perché io avevo fatto un sacco di cose al San Carlo. Davide, quella appena mi vede mi fa l'occhiolino. Davide, che cosa può significare quell'occhiolino secondo te? Vabbè, te li può significare un sacco di cose. No, Davide, quello significava la scala. Davide, sì. Come fa a essere così sicura, Adelina? Era proprio un occhiolino che significava la scala, vabbè, Davide, sì. Mo guarda avanti, non guardare a me, se no poi dici che non ti faccio vedere niente. Questo è il famoso Castel dell'Ovo. Sì, sì. Prima erano due castelli, stava pure il castello della Calì, poi la guerra, il bombardamento, è rimasto solo quello dell'Ovo, nonostante che era il più fragile. Adelina, ma manca mo, mi hai fatto vedere niente, scusa. Se tu invece di fare lo spiritoso guardavi, a quest'ora avresti visto tutto. Vabbè, ma allora se fai così tanto vale che mi porti alla pensione, Adelina. Tengo un sonno che non hai proprio idea. Sonno? Ma quale sonno, Davide? Te lo faccio vedere io come si passano le notti a Napoli. Ma qua Las Vegas. Chi ha detto Las Vegas? Te lo faccio vedere io, non ti preoccupare. No, Adelina, guarda, forse tengo pure un poco di fede. Anzi, senza... Vuoi vedere se casomai mi stanno venendo le macchioline rosse in faccia? Macchioline? Davide, ma quali macchioline? Io ti sto dicendo che ti faccio passare una nottata che non te la scordi più per tutta la vita e tu pensi alle macchioline? Pensa alle macchioline. Se mi vengono le macchioline è pericoloso. Dove andiamo? Sta uscendo il sole, guarda, la... Adelina. E sta uscendo il sole, se non guardi è inutile che siamo stati qua tutto questo tempo signori, a aspettare. Guarda quanto è bello, guarda, Adelina, è quello. Questo, la prima mattina, con tante canzoni che ci sta, deve mettere proprio queste, deve mettere. C'è bene la giornata, Mamma, son tanto felice, vive lontano perché, mamma, solo per te la mia canzone vola. Madre superiore, madre superiore, madre superiore, solamente voi mi potete aiutare. Io l'ho promessa alla madre. Madre. Madre superiore. Madre superiore, non fate così. Lo so che fate finta. Lo so, madre superiore. Madre superiore, quando fate così mi fate spostare tutta la nervatura. Mi fate spostare un po'. Ecco, questo è il contratto, vedete? Questo è il contratto. La penna, vedete? La pennuccia. No, la penna la dovete tenere stretta nelle dita, la penna, la dovete. Non rubare, sicuro, già l'ho detto. Otto. Sempre due ne mancano. Ne mancano. Sorelle, sempre due ne mancano. È tanto tempo che nessuno me li domanda. Vuole fare il maestro, ma come fa? Come fa? Non sa neanche 10 comandamenti. Non li sapete. Il credo, lo sapete? Lo sapete? Io credo... Ecco, bravo! No, io credo che non me lo ricordo. Ah. Bella la madre, vi è caduta la penna, è vero? E io ve la piglio di nuovo. E se vi cade ancora, io ve la piglio un'altra volta. Vedete, così, e tenete... Madre superiore, voi me lo dovete firmare questo contratto? Io non posso fare una brutta figura, vedete? Che ci vuole, madre? È uno scippitiello, vedete? Appena un... Mette... No! No, madre superiore, non dovete suonare la campanella, sennò quello viene su Orpì. Viene su Orpì, quello non mi può vedere, chissà che segreto. Ecco, così, vedete come state bene? Senza muovere. Ecco, firmate e non suonate. Così, calma e tranquilla. Ma allora scusate, che vi dicevo una cosa per un'altra. Mi dovete credere, Suor Pia. È stata lei stessa che me l'ha detto. Venite oggi che vi firmi il contratto. Ma smettetela. L'avete tormentata già abbastanza, quella povera vecchia. Sapete bene che le maestre vanno scelte solo fra le nostre consorelle. Ed ora non me lo fate dire ancora. Andate in pace.
E vergognatevi. Come sforzioso. Andate in pace. Già si sente madre superiore. Ma quella è la vecchia resistente. Non muore, non muore. Finché non muore per voi, niente da fare. Per voi, ma fish. Ve l'ho detto in francese. Suor Gemma, suor Regina, datemi una mano, per favore. Diamo le gocce alla superiora. E che fai a fare sta faccia di baccalà? Secondo me, ma perché mi devi chiamare baccalà? E tu perché mi devi chiamare zia Pamela? Solamente zia, Pamela Nicote. Pamela ti chiamo. Solamente zia, solo zia, chiamami zia. Vieni con me e non ti preoccupare. Chiamo. Pamela. No signore, Pamela niente. Pamela niente. Calma, hai il caso di respirare, ma che cazzo? Scusa, ma vi potete togliere un po'? Andate un po', ma perché tu addosso a me? Ma che c'è a te? No, è una di non te ne manca lo spazio. Ma questo è? No, ci dobbiamo andare a me. Sì, sì. Voi fate così perché io sono nuovo. Sei nuovo, facciamo così. No, perché sono l'unico maschio. L'unico maschio. Chi sto dicendo? Sono l'unico, lusing. L'unico maschio. Lusing, troppo. La verità è che voi pensate sempre la stessa cosa. No, no, che voi siete 5 contro 1. 5 contro 1. Lasciamo stare, lasciamo stare. Si vede solo, si vede. Ah, okay, sì. Povera Carmela. Dimmi. Lo sai se abbiamo litigato un'altra volta? Sì, e come? Perché io mica sono come quella. Io le cose le ho sempre dette in faccia. Un verme l'ho fatto sentire, più di una volta. Bene, hai fatto bene. Sicuro. Dai, dai, ecco un altro, dai. Capo, scusate, ma a me tutti pensi sempre con le cose... mica cose dei signorini, fa tu. Ma pure a me ogni tanto... Ma dai, non fa storia, fatica. Pure a me mi fa impressione ogni tanto. Fatica, non fa storia. Carmen, dimmi, e quell'altro? Vuoi sapere quell'altro? Tu qui, tu là, tu sei questo e quest'altro, per farlo sentire un re. Io invece non ho peli sulla lingua, un verme l'ho fatto sentire, più di una volta. Scusa, hai fatto bene. Così si impara la prossima volta a lasciarmi così, o no? Benissimo. Però io non capisco. Ma perché mi ha lasciata così? E tu che fai a fare tutto sti mosso? Chi sa quale mosso? Ci stai facendo niente. E poi perché stai a sentire i fatti miei? A parte il fatto che io non ne posso fare a meno di sentire, perché voi parlate uno di qua, uno di là e sto in mezzo. E poi se devo parlare io mi metto paura, io posso parlare. E parla. E io lo so perché ti ha lasciato, e che ci vuole? Perché scusa, tu l'hai fatto sentire un verme? Ti pare. Più di una volta. E quella ha detto a me chi me lo fa fare di stare con questo che mi fa sentire un verme? Vado da quello che mi fa sentire un re, è tanto facile. Che ci vuole? Bravo. No, è tanto chiaro. Hai fatto bene, Maria. Ma che hai combinato? Capo, quelle se ne approfittano perché sono nuovo, sono 5 contro 1. Ecco, ma così fatichi, scassa tutte cose tu. Me ne devo andare. Sono io me. Io non capire. In italiano. Thank you.
un po', via. Io non capisco proprio come le piace, guarda. È proprio una cosa strana. Ma cosa fa dire strana? Che vuol dire strana? Davide, tu stai sempre vestito uguale, cambia un poco, che ne so, mettiti una camicia di seta, un fularino al collo. Dove la piglio questa camicia di seta? Dai lì, che devo fare poi, ah? Un poco. Però non capite, dobbiamo parlare proprio adesso, ah? E quando lo vuoi fare? Quando ti ho 80 anni? No, signore, diceva adesso che tengo il bambino. Ma un poco. Secondo me non è che le piaci. È uscita là fuori, ti voleva chiedere un'informazione, una cosa così. Non ho capito, uno scende in piena notte per chiedere un'informazione. Adelì, fa. Non mi distrai, quello è un diavolo, hai capito? No, ne parliamo un'altra volta se proprio è necessario. Sì, sì, un'altra volta. Mangia. Davide! Tu fai queste facce, il bambino si impressiona. Dani, se tu invece di criticare mi davi una mano, a quest'ora avevamo già finito. Sì, per farmi sporcare di pastina pure io. E poi guarda, così non ci fai niente. Tu devi prendere la pastina e gliela devi mettere in bocca e gliela tieni chiusa. Io nel frattempo gli tappo il naso, così quella non può respirare e la devi ingoiare per forza. Ma perché vuoi perdere tempo? Chiamiamo direttamente la SS. No, facciamo prima, facciamo, Dani, per favore. Dai, l'altro poco, va. Se non la vuoi la pastina non te la mangio. Adesso torniamo da papà e da mamma. Devi vedere come sono contenti che torni a casa. Andiamo. Certo che solo tu potevi venire a Napoli a fare il babysitter. Senti, pare che sono venuto a Napoli a fare il babysitter. Finché non trovo una cosa come dico io, intanto un paio d'oro, sempre 30-40 mila lire su. E poi se non ti vada bene come amica, lasciamo stare, non sei obbligato, va bene? Ma quanto sei antipatico. Ma cosa c'entra? Tu devi frequentare persone importanti, gente interessante. Davide, a un certo punto, io lo dico per te. Ma chi te lo dice a te che io non ho amici importanti? Ce l'ho pure io. Tu perché stai sempre occupato, hai sempre che fare. Se no ti faccio vedere io. Dammi una serata a disposizione e ti organizzo una cena con i fiocchi. Ti faccio rimanere di stucca, te dico. E allora stasera? Che gli amici miei, solo perché i suoi amici miei stanno là, aspetta la telefonata, mi facciamo un'altra serie, non ti preoccupare. Davide, tu perché non li tieni, capito, questi amici, gli amici importanti? E poi ti faccio vedere. Un'altra serie ti faccio vedere io. Andiamo, bravo. Basta, finita la pastina, finita. Mamma mia. Allora io vado a consegnare i bambini e poi ci vediamo più tardi, torno qua, ce ne andiamo, sì, a mangiare una cosa assieme. Perché mi trovi qua quando torni? Che ne so, perché dove va? Davide, io stasera devo andare a un galà, lo sai che sono sempre impegnata, tutte le cose che tengo da fare, aspetta, a te andiamo a mangiare la pizza. Vabbè, con chi hai niente pizza, ho detto niente. Allora ci vediamo domani. Sì, domani, dove ne tengo l'impresario, il parrucchiere, la sarta, che... Davide, allora ci incontriamo per caso, va bene? Vabbè, quando ci incontriamo sul corridoio facciamo ciao Davide, ciao Adeline, ciao. Facciamo così che è meglio, ciao. Ciao. Ci vediamo. Ciao. Se ne fossi mangiato uno per sfizio, per farmi contento. Che vuoi? Fai il fazzoletto, eh? Ti do il fazzoletto e basta che non schizzo, no? Gioco col fazzoletto. E allora schizzo uguale, allora è meglio che non te lo do. Chissà come fanno a vedere, io vedo tutto ombrato, forse loro sono abituati loro. Mi diverte, che dobbiamo fare? Meglio che ce ne andiamo a casa, molto meglio per me soprattutto. Ma guarda qua che mai combinato, mica possiamo stare. Ah, scherza, guarda, sei bagnato pure tu.
Ma sonno non ti viene mai, no? Sonno non ti viene, niente, non te ne viene sonno. Allora, dammi la pila, dammi la pila. Ah! Andiamo, va, dai. Vado! Ho capito, ho capito. Sì, continua così. Ma che dicite? Ma quello mi fa male. Quello mi sta facendo male. A due destra. Allora, capite che ti amore? Destra, destra e sinistra devi colpire. E chi ti rimane là sotto i colpi? Fuori secondi! Nico, fuori secondi, aspetta. Dove sta questa giapponese? Dove sta la giapponese? Colpa tua, sono 7:15. Quella è uscita, non ha trovato nessuno e se n'è andata. Colpa tua. Vabbè, colpa mia, Davide. Non capite, colpa mia. Scusi, io ti avevo detto che saremmo stati qui davanti alle 18:30. Sono appena passato da un minuto. Davide, un minuto? Che sta io già sto nervoso per il fatto dell'appuntamento, ma mi devo mettere a piedi pure la questione con te per il fatto dell'orario. Guarda là, 7:15, solo per te sono le 18:30. E ti pareva? Ti pareva se non mi davi ragione mai, mai. Ma scusa, ma che significa, Davide? Soltanto perché siete 3 contro 1? Non può essere che il mio è l'unico che va bene. Non può essere. Fammi capire, tu mo c'hai l'unico orologio che funziona in tutta la zona, è così. Vabbè, non può essere. Allora c'hai ragione. Adelie, manca te ne vai, sai, niente. Adelie, ma perché non te ne vai? Se viene qua e mi trovo vicino a te, quello pare brutto. C'è ragione, me ne vado. Anche perché devo fare un sacco di cose, guarda. Devo andare dalla sarta, mi devo far fare 2 vestiti, ho 2 importanti galà, e tu lo sai. Allora è meglio che te ne vai. E poi devo andare pure dall'impresario, perché una cosa importante. Tieni tutte queste cose da fare, manca te ne vai. Hai ragione, mo me ne vado. Hai capito tutto della macchina? Sì, signor, già me l'hai spiegato 100 volte. Gli abbaglianti. Sì, e stanno a sinistra del cruscotto. Gli anabbaglianti. E stanno da quell'altro lato, Adelì. Le frecce. Adelì, ma dobbiamo fare la scuola qui, qua fuori, per favore. E quella lì, la giapponese, quella vestita di nero. Adelì, Adelì, te ne vuoi andare, per favore. Dai, un amore, è troppo carina, io non me l'immaginavo. Davide, me l'immaginavo. Tutta... Non ho capito come... per favore, Adelì. È un amore, Davide, è un amore. Adelì, guarda un po', come se c'è qualcosa che non va. Davide, c'è qualcosa che non va. Io non ti voglio avvelire, devo andare all'appuntamento. Davide, tutto. Questo è un guaio. E me lo dici, non ho capito. Io me ne sono accorta. Non fa niente, dammi le chiavi, per favore. Sì, tieni le chiavi. Grazie. Mi fa piacere che ti siano piaciuti. Se vogliamo andare, c'è la macchina proprio qua fuori. No, lascia pure la macchina. Facciamo 2 passi a piedi. Ti va di passeggiare? No, di passeggiare sì, ma come faccio con la macchina adesso? Non ti preoccupare, questa è una zona tranquilla. Andiamo? Andiamo. Mi scusi, signore, sto perdendo queste chiavi.
Meno male che se ne è accorto, perché io non le avevo proprio sentite cadere. E quelle così si perdono le cose. E mi scusi, mi sa dire chi era? Sono le 19 precise. Ah, e forse il suo orologio non va tanto bene, forse va un po' avanti. Anche il mio fa le 19 precise, forse è il suo che va un po' indietro. Non credo, il mio è preciso. Ma può capitare. No, a me non capita mai. Comunque grazie lo stesso. Sera. Grazie a lei. Buonasera, buonasera. Ma tu qua fuori stai? Io ti sto cercando per tutto il palazzo qua. No, e mi sono messo qui fuori perché è mancata la corrente. Sì, vabbè, è mancata la corrente, sì, mancata. Sì, sì, ho capito. Qua ci sta più luce, no. Vogliamo andare lì? Perché vogliamo stare qua fuori? No, no, no. Andiamo, andiamo. Vieni. Vieni, vieni, Davide. Come pensa sta macchina, mamma? Siediti, siediti. E allora, come va il lavoro alla palestra? Ti piace? Mi piace. Ma te già mi sono licenziato. E come mai? E come mai? Secondo me lo facevano apposta, guardi. A un certo punto mi ero procurato un secchio rosso, guardi, fosforescente era. Ho detto, questi per quanti cazzotti pigliano lo devono vedere per forza. Guardi, lo sfizio loro era di sputare addosso a me. E stamattina non ce l'ho fatta più, mi sono licenziato, mai che mi posso appresso all'occhio. Cosa da pazzi. La sedia è un po'. È un po' che. Non si può fare niente, guarda, nessun lavoro, non c'è niente da fare. Non c'è niente da fare. Guardi. Allora, che facciamo? A che ora ci vediamo? Davide, te l'ho detto, non posso venire, sto già arretrato col lavoro e devo consegnare il romanzo. Il mio editore me l'ha chiesto già 3 volte. Però tu intanto mi hai detto che andava bene, mo già ho avvisato Adelina, mi fai fare una figura di niente, guardi. Guardi, ma chi te l'ha dato questo gatto? È una storia stranissima, pensa che mi ha seguito per giorni e giorni, la notte, dormiva sul mio zerbino, lo trovavo sempre fuori la porta. Allora mi sono deciso e l'ho adottato. Guardi, tu già stai combinato, di questa maniera ti vai ad adottare pure il gatto, nero poi, e poi ti lamenti, guardi. E non te lo potevi adottare di un altro colore. E vabbè, ma quello è stato lui a seguirmi, hai capito? E quella la sfortuna, l'ha mandata proprio come un promemoria. Se casomai qualche giorno ti distrai e ti pensi che sei fortunata, e quella là sta. Davide, ma tu hai visto la fama che tieni? Ma quella ha ragione. Ma sai che è proprio saporito? Io l'ho assaggiato pure per sfizio. Guardi, per sfizio. Guardi. Allora a che ora ci dobbiamo vedere? Davide, te l'ho detto, devo terminare il romanzo. Guardi, ma qual è? Sempre lo stesso. Sì, spina senza rose. Il mio editore ha detto che questa è proprio la volta buona per un'edizione nazionale. Ho capito. Guardi, senti, tu mi devi togliere una curiosità, però devi essere sincero con me. Non ci sta niente di male. Tu fai il dattilografo e non me lo vuoi dire. Ma che stai dicendo? Che sto dicendo? Io ogni volta che vengo ti trovo sempre batti a macchine. Ma quando le pensi le cose che scrivi? Non ho capito. Che ci sta di male? Dici, facci il dattilografo, basta. Guarda che ti conviene pure a te riconoscere Adelina. Tutte e due artisti, tutte e due libri, capito? Da cosa nasce cosa. E poi non spendiamo assai, andiamo a Grottino, eh? Non insistere, devo consegnare per domani mattina. E allora fai il dattilografo, sicuro, guarda, nessuno me lo leva dalla testa. Sei un dattilografo. Dattilografo. Manco io, sono un dattilografo. Guardini, guarda, facciamo così. Se mi fai fare bella figura ti pago io. Allora che ora hai detto? Ma quanto tempo ancora dobbiamo aspettare, Davide? Vabbè, Adelì, un minuto più, un minuto meno, che... Però i tuoi appuntamenti arrivano sempre in ritardo.
Vabbè, mo li vedi di venire da un momento. Vabbè, però è una strana coincidenza. Eccoli qua, così, no, così, ma... non te lamenti più. No, non è questo di lamentare, è proprio una Guardi, però l'appuntamento era un quarto d'ora fa. Comunque siamo arrivati. Meno male. Davide, questa è Elvira. Ciao Elvira, stai bene? Sì? Hai visto che bel locale, eh? Ci sei mai stata prima? Questa è Adelina, meglio conosciuta come la soprano Caratel. Elvira Gualtiero. Ciao. Fanno sempre questo. Mi cadono una continuazione. Pensa che una volta, no? Ma si è rotto pure una lente. 50.000 lire. 50.000 lire? Che so per te quante 50.000 lire, ah? Davide, scusa, voglio chiedere una cosa. Vuoi appartarti un attimo, sì? Scusa un attimo, scusa. Ma chi è? Guardi. Ma che vuoi? Davide, hai visto? Ho portato un'altra ragazza, o sennò tu che fai? Ma chi ti ha pregato? Guardi, chi ti ha pregato? E poi che tiene? È muto? È muto, è un poco timida, ma non ti preoccupare, quello poi man mano si riscalda. Guardi, però dimmi la verità, mangia assai. Mangia assai. Mangi normale, dai. Normale, quello è... Vabbè, comunque stiamo a sentire, sì. Mo quando andiamo dentro con Adelina, mi raccomando, allegro, brioso, frizzante, insomma, artistico, capito? Guardi, artistico. Non ti preoccupare. Ma fa bella figura, ti prego. Intanto però, entriamo, perché non ce la facciamo più chiudere la fa. Vabbè, mo mangia, aspetta. Allora, vogliamo entrare che abbiamo prenotato, ci aspettano. Buonasera. Ma come hanno il pane in questo ristorante non ce l'hanno da nessuna parte. E per i signori ristorante o pizzeria? Ristorante, che dobbiamo fare con questa pizza, no? Guardi, che dobbiamo fare con questo ristorante? Qua fanno una pizza buonissima, fanno. Pizzeria. Pizza per quattro. Una pizza per quattro di noi. E ce l'ho detto sempre che deve fare il comico quando non mi vuole stare a sentire. Quello è un modo di dire, pizza per quattro, però ognuno ha la sua pizza, non ti preoccupare, Gualtiero, non è simpatico però, eh. Allora ci porti quattro calzoni ripieni al prosciutto, mi raccomando, eh. Va bene? Acqua semplice, no? Acqua. Un po' di vino forse andrebbe bene, no? Un po' di vino. Davide, un po' di vino. Vino. No, mi scusi, per me niente salame e prosciutto. Posso avere una pizza con molta mozzarella e molti funghi sopra? Io ormai non mangio più carne da un sacco di tempo. Fa una cosa nello stomaco, però, quando pensa a tutti quei poveri animali uccisi. Poi se fosse per Gualtieri, i macellai morirebbero prima degli animali, capito? Io adesso mangio solo pomodori. Chili e chili di pomodori. Non si può sfogare con gli animali, se la piglia con i pomodori. Dovessi vedere i pomodori quando vedono a Gualtieri certe fughe. Gualtieri, sta arrivando qua. Quando è simpatico. Non la... Sono stata così agitata fino all'ultimo momento. Avevo paura che mi si scombinasse la serata, sì, con tutti gli impegni che ho, e l'impresario, e il teatro, gli spettacoli, la sarta, perché poi c'ho molti galà, sai proprio, non ho un attimo di tempo libero. Davide mi ha parlato molto di te. Ah, sì? So che fai lo scrittore. Sì, scrivo. E che cosa scrivi? Canzoni? Canzoni? Sì, ho scritto pure sei canzoni. Ah, sei canzoni. E libri gialli? Diciamo due, solo due. Solo due, Davide? Quelli i romanzi gialli sono più difficili, perché uno fa i romanzi gialli così. E hai già pubblicato qualcosa? No, per adesso no. Ma sai perché? Ci sono quattro case editrici, ma grosse, che mi stanno facendo la corte.
E io non mi preoccupo. Aspetto l'offerta migliore. Intanto le lascio cuocere nel loro brodo. Elvira. Elvira, che fa invece? Elvira fa l'attrice. Stupenda. Magnifica, eh? È la mia preferita. Diciamo che ha quello che si dice l'anima popolare. È vera, è genuina. Perché ti è proprio simpatico. Sì, 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 sì. E da quanto tempo siete fidanzati? Fidanzati Elvira? No, siamo solo buoni amici, da tanti anni. E liberi ed in attesa dell'anima gemella. Signori, scusate il vino, posso servire? Sì, come no, visto che l'abbiamo comprato. Grazie. È simpatica Elvira, guarda. La cosa che uno la vede così invece. Grazie. Ma sei pazzo, sei pazzo, che ma come no? Ma sei da noi! Ma che calma, guarda! Non parlare, Elvira! Ma che non parlo, tutta la tarata, come dici, stato zitto, non parlare, ma che non parli! Ma che vuoi? Ma sei tu torso qua, in nessun lugare a merda, con tutti questi merdi che ti ho fringato! Ma che pizza, non tengo appetito, non lo tengo più appetito, ma vuoi? Quello man mano si riscalda, è un talento naturale, non ce ne stanno proprio come lei. Non ce ne stanno, uno ce ne sta portato il cuore. Ma quale ragione? Ma quale ragione? Ha ragione sta pigliare in festa, come mamma, dai capito? E grida un po' più piano. E grida un po' più piano. Ma che vuoi? E vira. Che vuoi? No, no, e grida un po' più piano. Ma che grida un po' più piano? Perché? Perché non posso parlare? Perché? Che succede? No, gli sto spiegando, quella è una cosa che succede una volta ogni tanto, capito? E man mano che si riscalda. Ma quale va? Ma che vuoi? Sì, ma io lo sto spiegando. Ma che mai comprato? Guarda, si riscalda. Che ride tu? È divertente, faccio ridere, che vuoi? Sta scendo. Ogni tanto, ma non succede mai spesso, è una cosa, volete vedere quelle poi pian piano si riscalda. Ma perché mi sto trattenendo? Ma è cosa da signora, ma se ne è se mi piace 5 minuti, quando me lo faccio, cosa fatta, capito? Stai calma, non ti preoccupare, Davide, guarda, non succede niente, già lo so già, una volta ogni tanto. Stavo per trovare. Prendiamoci prima la pizza per lo meglio, tu. Non ti preoccupare, non ti preoccupare. E quella è pizza. Voi state tranquillo, non, come se non fosse successo niente, è così. Diciamo che ogni tanto, no, succede questa cosa, lei si rianima. Ma proprio una volta ogni tanto, non è che spesso. Cioè, nella serata siamo tranquilli. Non sempre, diciamo, capita una volta ogni tanto. Mangiamoci la pizza con calma. E poi è una bella cosa mangiarsi la pizza. In calma, in pace. È bella, è bellissima bambina, è bellissima, è bella. Che è successo, Davide? Oh, scusate, no, stavo sopra a pensiero. Buongiorno. Buongiorno. Oh, Signor Ruffo, a tradimento me l'hanno fatto, perché io stavo a lavorare. Che succede? A tradimento, ci hanno fatto i buchi vicino alle orecchie, signor Ruffo. Guardate. È sempre bella la bambina. È bellissima. Coi buchi. Pure coi buchi, che non si vedono. Io pensavo che era successo, mio Guglielmo, ma che non si vedono quasi. Niente. E poi se voi ci mettete un bel paio di orecchini, quelli buchi non si vedono e la bambina è ancora più bella, avete capito? No? Avete ragione, con gli orecchini non si vede niente. Aspettate, allora facciamo così. Io vado a prendere un paio di orecchini, Poi io la mantengo ferma e voi ce li infilate. Ehi, a papà! Ehi! A papà, ma te li metti signor Ruffo gli orecchini! Che cosa? Guarda, ma a me fa impressione, ma voi la manderete, voi ci mette mai? Io la mantengo e voi ce li mettete. Ma perché non ce la mettete voi, siete il padre? Perché? Io! E ci tiene il coraggio? Ma carina, no, meglio voi che siete un estraneo. No, guarda, una cosa, non insistete perché a me mi fa impressione, ma ora che tu lo guardi, no, piangere. No, non piange, è vero che non piange a papà, è vero? Non piange. Non piange, non ce li metto. Non piange, signor Ruffo. Arroiate, ma non stavate andando di là? Sì, ma c'ho una cosa nel salone che me la devo ripigliare. No, quello salone, signor Ruffo, voi mi tenete sulla coscienza, signor Ruffo. Se voi mi lasciate la bambina coi buchi, signor Ruffo, ma dite la verità. Pure senza orecchini, è bella la bambina. È bella,
Yumi, ma tu sei proprio giapponese. Sì, certo.